adesso dopo questo intervento così denso di contenuti alti, anche perché rischio di appiattirmi un po' sulle pratiche. E non le ho qualificate le pratiche. No, certamente. Le pratiche se valorizzate diventano politica, possono portare a qualcosa di buono. Quindi sicuramente raccolgo questo tema, non rappresento qui la politica, rappresento più la parte tecnica. Tra l'altro, quando ho letto insomma, il titolo di questo incontro, devo dire che un po' mi sono spaventata, perché ho pensato che rispetto a certe fragilità specifiche che voi insomma, avete scelto di citare nel titolo di questo seminario, mi sono sentita un po' in deficit, nel senso che noi abbiamo in questi anni lavorato sul tema della violenza di genere, però non focalizzandoci su specifiche marginalità, anche perché insomma i dati, quello che ci dicono, che la violenza verso le donne è una violenza intraetnica, intergenerazionale, attraverso tutti i livelli sociali. E quindi abbiamo fatto un lavoro più che altro di rinforzo, credo, della rete del contrasto alla violenza di genere. E non sto insomma a citare se non proprio per sommissimi capi gli atti, i provvedimenti principali che sono stati adottati dal 2013 ad oggi, e che in qualche modo sono andati in parallelo con provvedimenti che sono poi venuti avanti anche a livello nazionale, dove comunque c'è un confronto aperto, insomma, fino ad oggi quantomeno lo è stato, ma spero che lo sarà anche in futuro, e con altre regioni, con il governo. E, dal 2013 abbiamo approvato le linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, poi c'è stata la legge 6 sui diritti e la parità, che ha insomma, introdotto un capitolo importante su questo tema, e poi c'è stato il piano regionale per il contrasto alla violenza. E oggi è attivo un osservatorio, che un osservatorio regionale, che insomma discende da questi provvedimenti. E sono stati passi, credo, importanti, che piano piano hanno costruito una cornice. Nel frattempo a livello nazionale c'è stato il primo piano straordinario, oggi abbiamo un piano che speriamo insomma si possa attuare, che è stato precedentemente citato, abbiamo le linee di indirizzo per i servizi di emergenza. Credo che siano insomma, tutti i tasselli importanti di un sistema che piano piano sta cercando di costruire, forse anche un po' di politica, oltre che chiaramente di pratica. E quindi quando insomma appunto inizialmente mi sono spaventata, poi ho pensato ma in realtà forse dentro a quello che stiamo facendo gradualmente, insomma anche per piccoli passi, però stiamo cercando di costruire un terreno che piano piano possa invece intercettare queste marginalità, anche come espressioni forse a volte estreme, forse più fisiche, comunque sempre molto, molto brutte e sconcertanti di violenza. E chiaramente il primo pezzo di questa rete sono i centri di violenza, a cui noi abbiamo sempre riconosciuto un ruolo molto importante, perché sono un presidio specialistico, un presidio proprio dedicato, quindi e in questi anni quello che abbiamo fatto è stato di riconoscere bene quelli che c'erano nella nostra regione, finanziarli, sostenere la nascita di nuovi e anche di in qualche modo di regolamentarli, o quantomeno di riconoscere attraverso anche dei criteri oggettivi dettati dalla normativa nazionale e regionale quelli che devono essere un po' i crismi della loro operatività. E quindi oggi posso dire che abbiamo un elenco regionale di centri antiviolenza e case rifugio che è ben definito, è più chiaro, più evidente, quindi è anche un livello di conoscenza importante per chi deve mettersi in contatto con questi presidi qualora intercetti in qualche forma la violenza.
antiviolenza. E oggi ci sono 20 centri antiviolenza che hanno diffusi sul territorio 56 sportelli e 39 case rifugio, quindi sono un patrimonio importante di accoglienza per le donne, così come ci sono 10 centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, di cui 4 sono dentro le aziende USL e coprono un po' tutte le aree vaste della regione. E, come diceva prima la dottoressa Pazzaglia, è stata fatta una formazione abbastanza, credo, importante, che insomma ci ha richiesto tante energie, perché è stata una formazione a tutti gli operatori di area sanitaria e sociale e di tutto il territorio regionale, quindi non solo in Romagna, ovviamente questa formazione ha coperto anche tutte le altre aree della regione. E vi hanno partecipato principalmente gli operatori dei propri soccorsi, gli operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari territoriali, in primis gli operatori dei consultori. E questo forse è la, come diceva prima la dottoressa, ha avuto un'importante parte di formazione d'aula che ha in qualche modo raccontato a questi professionisti che per mestiere non accolgono la violenza e quindi insomma che hanno bisogno anche loro di essere aiutati a riconoscerla, quali siano le forme della violenza, i rischi, la valutazione del rischio, quali sono anche le origini storiche, culturali, antropologiche di questo fenomeno e quali siano anche in pratica degli strumenti che possono essere adottati ai vari livelli e nonché quali siano i presidi appunto verso cui rivolgersi nel momento in cui questa violenza sia intercettata. E come docenti hanno partecipato alcuni di loro stessi, ma hanno partecipato le forze dell'ordine, hanno partecipato i centri antiviolenza, hanno partecipato ricercatori universitari, studiosi. Credo che sia stato un percorso ricco che è stato indirizzato complessivamente per ora 136 persone che sono quelle che la dottoressa chiamava facilitatori, che però a questo punto hanno il compito non tanto di diffondere le conoscenze, perché in parallelo faremo anche, insomma, stiamo diciamo, lavorando a una formazione a distanza che possa essere anche questa declinata su queste figure professionali di emergenza, di servizio sociale e sanitario territoriale, che possa dare alcune conoscenze anche, devo dire, molto dettagliate, con delle video lezioni, però più che altro questo il ruolo del facilitatore è quello di tessere un po' le relazioni di questa rete, quindi dentro questa formazione abbiamo anche pensato che uno dei possibili esiti poteva essere attraverso poi dopo degli incontri territoriali più ravvicinati, nel senso più ravvicinati al territorio, quindi per esempio di ambito distrettuale dove è possibile o comunque di ambito territoriale più piccolo, un modo proprio per mettere insieme anche gli altri attori della rete, quindi l'idea del tessere una rete che possa raccogliere, possa funzionare anche un po' d'antenna senza che nessuno si debba, come dire, sentire responsabile in assoluto della gestione dei singoli casi, ma che ci possa essere più senso di sicurezza nel dire riconosco che c'è una violenza e so a chi posso rivolgermi per farmi aiutare a portare un aiuto, insomma anch'io, i famosi caregivers che a loro volta insomma devono sentirsi un po' sicuri nel poter essere effettivamente efficaci. E quindi questo forse lo fa la rete, lo fa il fatto di sentirsi parte di un gruppo, quindi questa formazione ha avuto anche un po' l'obiettivo, che è vero che è un obiettivo molto formale, quello di rivedere dei protocolli, stamattina qualcuno ne ha parlato, però è anche, oltre al protocollo, insomma, c'è anche il fatto di mettersi insieme, di riconoscersi e probabilmente potenzialmente nel futuro di potersi sostenere vicendevolmente e arrivare anche ad attivare dei percorsi giusti per queste donne. E chiaramente i pronti soccorsi, come si diceva, sono un presidio che la marginalità la vede in tutte le sue facce,
ma in fondo anche chiaramente il servizio sociale per vocazione, da dire, e i servizi anche consultoriali, i servizi territoriali sanitari sicuramente intercettano questa magia. Quindi per riprendere un po' quella preoccupazione che avevo, mi sono poi detta in realtà in effetti questo è una cosa che abbiamo fatto importante anche per riuscire a, al di là dei numeri che peraltro sono importantissimi, che ci arrivano dall'Istat attraverso insomma la, le rilevazioni sulle denunce, i reati, con le indagini sulla violenza, ma anche i dati che arrivano dell'accoglienza delle donne nei centri antiviolenza, che però raccolgono una parte, diciamo, quelle, ovviamente le donne che denunciano da un lato o le donne che trovano il coraggio di andare presso un centro antiviolenza. Quindi è evidente che probabilmente quelle categorie che voi citavate di forte marginalità, forse è difficile che arrivino a un centro antiviolenza proprio in maniera così spontanea. Quindi è evidente che va, come dire, attivato tutto quel, tutte quelle, vanno attivate tutte quelle antenne che possono invece vedere quelle situazioni. E l'altra cosa che i dati ci dicono è che sicuramente un terzo invece delle donne che riusciamo a intercettare attraverso i centri antiviolenza o in altre forme sono donne straniere. Questo è un dato, almeno un terzo, sia in termini di denuncia sia in termini di accoglienze ai centri antiviolenza. Quindi potenzialmente sono forse molti di più. Tra l'altro quello che piano piano in questi anni abbiamo imparato è che molte delle donne che arrivano come richiedenti asilo sono donne che hanno vissuto i percorsi di violenza nella loro migrazione, praticamente tutte. Quindi abbiamo queste cose, le orecchie un po' tese per cercare di capire cosa potessimo fare. E quindi questi ultimi due anni, l'anno scorso e quest'anno, attraverso un bando che noi ormai annualmente da tre anni facciamo e che si rivolge sia a sostenere progetti di educazione, prima si parlava di educazione al rispetto, è uno dei temi che noi cerchiamo di promuovere, quindi una progettualità su tutto il territorio regionale che noi sosteniamo economicamente, rivolta alle scuole, alle giovani generazioni, per arrivare anche nei territori un po' più periferici, magari dove le scuole non hanno una proposta, diciamo, di percorsi per i ragazzi di questo tipo, e quindi un filone più legato al tema delle giovani generazioni, dell'educazione al rispetto. E poi dall'anno scorso invece abbiamo inserito un filone specifico di progettualità rivolto a sostenere la presa in carico delle donne in situazioni di forte marginalità sociale con un'attenzione specifica alle donne migranti. E dall'altro, sempre all'interno dello stesso obiettivo, quello dell'integrazione invece delle donne che già sono presenti sul nostro territorio, ma che insomma, per vari motivi possono avere un limitato accesso ai servizi, alle informazioni, eccetera. E tra l'altro, insomma, questa è un'informazione che vi do perché probabilmente vi interessa, c'è cioè, in questo momento un bando aperto che ha questa misura che scadrà il 30 novembre, un bando regionale a cui possono partecipare gli enti locali come titolarità, ma anche il mondo dell'associazionismo, quindi associazioni di promozione sociale, volontariato, OLUS. E credo che sia un'opportunità interessante perché appunto è l'occasione anche per promuovere delle azioni su questo tema. I progetti dello scorso anno sono in compimento, quindi faccio fatica a darvi una vera e propria valutazione di cosa è emerso e di cosa hanno prodotto sui territori, però certo è che del bando dello scorso anno, di cui appunto i progetti si sono in svolgimento, circa un 30% ha proprio scelto di operare su questo tema, proprio questo delle marginalità, della violenza nelle situazioni di marginalità o di fragilità.
e con particolare riferimento prevalentemente alle donne migranti. Quello che credo che sia interessante è che oltre diciamo a un filone che sono forse un pochino più tradizionale, più già insomma realizzato di formazione, di lavoro con le donne migranti stesse, la cosa che secondo me credo sia interessante è che alcuni progetti hanno messo in campo delle formazioni reciproche tra operatori dell'area dell'accoglienza degli immigrati e operatrici delle aree dei centri antiviolenza o comunque dei presidi che accolgono le donne vittime di violenza. Questo per uno scambio di conoscenze, da un lato rispetto al fenomeno migratorio, alle culture diverse che arrivano, dall'altro rispetto ai modi operativi per trattare con donne di cui si capisca, insomma, ci possa essere una situazione di violenza dietro. Quindi credo che questo sia stato un esito importante, in alcuni casi ha dato anche avvio a delle organizzazioni, quindi delle equipe multidisciplinari che in qualche modo insieme accolgono e valutano insomma, queste situazioni specifiche, ma anche se non è stato così, comunque questa formazione reciproca credo che sia già un esito importante, per cui io penso che insomma, in alcuni casi una cosa che dico, insomma, che lascio spazio ad altri, è stato interessante una ricerca che credo si sia fatta proprio qui in Romagna, che adesso vedremo un po' che esiti darà, in cui invece si è una ricerca azione direttamente con le donne migranti, volta anche un po' a capire quali sono insomma, per loro le rappresentazioni della violenza e i bisogni che ritengono di avere e anche insomma, con l'obiettivo di far sì che queste donne possano a loro volta poi essere facilitatrici di processi di cambiamento su questo. Mi fermo qui e resto in ascolto delle cose che verranno dette.